Buongiorno ragazzi, oggi è un giorno un po' particolare. Sono sveglio praticamente da... A parte non ho dormito per tutta la notte. Sono le 8 di mattina. Sono un po' preoccupato. Per chi mi segue su Instagram Stories ha visto che cosa accadrà oggi. Che poi voi mi direte una cazzata, però è come quando tipo vedo la visita dal dottore. Il mio povero bicio verrà castrato e io ho l'ansia. C'è lui che praticamente si nasconde perché non può mangiare niente fino alla piccola operazioncina. Dove cazzo è il gatto? Bicio? Ragazzi, mi è sparito il gatto. Oh Cristo, ma le mortacce giù, ragazzi. Oddio, sta malissimo, non l'avevo vista, mi sono cagato addosso. Allora, vuoi fare un commento a caldo su questa operazioncina? La tua faccia esprime tutto. Salutiamo le pallette. Oddio, guardate che crocchetta che è. Buongiorno. Quanto cazzo sono stronzi i gatti, ragazzi. Quanto cazzo sono stronzi i gatti. Stavamo uscendo, io sentivo una puzza di merda assurda e ho detto: cos'è che puzza di merda? Si è anche incastrato il robot. È questo, ragazzi, che il gatto mi ha cagato per terra, il robot l'ha trascinata fino a qua giù. Vero, bicio, che fai schifo al cazzo? Vero? Ti giuro che se prima potevi farmi tenerezza, perché oggi ti staccano i coglioni e ne sbatte la minchia. E fatti attappare anche l'ano. Catturato il Pokémon. Tu devi ringraziare il cielo che la tua veterinaria è qui vicino. Eh sì, una piccola torturella per bicio che non mangia da ieri notte. È capitata una cosa che non volevo non capitasse, ovvero di arrivare in anticipo e di trovare la veterinaria chiusa. E quindi bicio adesso gira un po' per la mia macchina facendosi le unghie sui sedili in pelle. In ecopelle, in ecopelle. Siamo arrivati dal veterinario e bicio è pedonto per perdere le palline. Buongiorno. Ciao Biccio, ci vediamo dopo. Ciao amore. Ciao patato. Mi raccomando che Biccio ha 50.000 follower, ma è tutti fan. Non so se sia normale, ragazzi, ma sono tipo tristissimo. Voglio piangere. Sono le 11.26, ragazzi, Biccio ha già fatto tutto quanto. Vado a stare un po' con lui perché comunque la veterinaria mi ha detto che vuole tenerlo un po' sotto controllo. E quindi andrò un po' dal mio piccolo topolino. Sto arrivando, Biccio! Sto arrivando! Come stai? Ciao, ciao, ma andiamo a casa, sì. Ciao. Ho fatto una foto con la mascherina, dopo te la mando. Sì. Okay. Biciarello. Ho fatto anche il controllo, ragazzi, per l'AIDS dei bici. Non è niente. Se non l'avete mai fatto, vi invito a farlo. Portiamo a casa il buon Biccio. Ti hanno tagliato le unghie, meno male, perché sennò... Lo so che tu sei stronzo adesso. Biccio, se tu continui a tenere la testa lì dentro, diventi il gatto di Minecraft. Ti viene la testa quadrata. Oh mio Dio, si è accappottato il gatto contro... Scusa, Biccio, sì, lo so, l'ho messa storto. Non odiarmi. Siamo arrivati, amore, siamo arrivati. Caro Biccio, mi dispiace, ti ho comprato pure il dispenser da 20 euro nuovo per la serie comprare cose a caso. Ma non puoi mangiare. Vieni, benvenuto di nuovo a casa, piccolo topolino. Io direi che da questo momento può partire una canzone divertente. Sto male, ragazzi, guarda come ti incoglionito. Vieni. Oh mio Dio, ma in che mondo sono? Oh fuck. Niente, ragazzi, Biccio ha deciso che vuole tornare dalla veterinaria. Is this the real? No. Oddio, non ce la... Sto male. Lo sai che io mortalerò al momento in cui tu farai la cacca fuori, vero? Come hai fatto stamattina, Biccio? Volevo rassicurarvi e dirvi che è un po' sfasato, nel senso sta girovagando per casa senza capire dove sia. L'ho provato a mettere un po' sul letto, ma non si è sdraiato. Cioè, si è sdraiato, ha dormito 10 secondi e adesso si è rimesso nella gabbietta. E allora, ti riporto dalla veterinaria. Sto scherzando.